vocale Tnisa, arabo canta Niset, arrivati! Ma come hai fatto, Dicova? Ah, tu hai seguito la stella cometa, eh? Allora hai seguito la bussola? No. Seguire GPS, Facebook, WhatsApp! Oh, un parlare arabo, parla in italiano, eh? Dai, facciamo selfie! Aspetta, fammi avvi! Oh, ma io l'ho detto sempre, da quando siamo partiti, che questo è una risorsa. Beh, bravo, grazie. Guarda, una risorsa. No, ma mio! Vabbè, allora andate, no problema, altro cellulare. Quello serve. Fare il video. Guarda, telefonino, fermi! Ma dove? Fermi, guarda, telefonino fuori! Ma avete fatto fretta, qua stanno lavorando! Il viaggio di tre improbabili remaggi interpretati da Lorenzo Ciulla, Roberto Gallà e Ivan Benza tra imprevisti e dissapori alla ricerca del presepe del quartiere Angeli a Caltanissetta. Tre video tra ilarità e gag dei tre interpreti che stanno spopolando sulla rete per annunciare l'ottava edizione del presepe vivente nell'antico quartiere arabo. Così l'associazione culturale Anzichitanza ha voluto contribuire a valorizzare l'iniziativa portata avanti in questi anni dall'associazione Betlemma e gli Angeli e dalla parrocchia di San Domenico. L'idea dello spot è nata per far sì che la pubblicità, diciamo, del presepe vivente arrivasse anche ad altre fasce che magari non sono, diciamo, interessate, ma non tanto perché non sono interessate al presepe, perché magari non vedrebbero lo spot classico. E infatti abbiamo notato che molte persone hanno detto: ma come, c'è il presepe? Ah, fate il presepe quest'anno. No, esiste già da 8 anni, quindi è stato un po' provocatorio. Noi ci siamo divertiti, ci saranno i remaggi, che chissà chi saranno questi remaggi. Quindi siamo sempre contenti di appoggiare le cose belle di Caltanissetta con i fatti. Ed è apprezzabile il fatto che è la stessa gente del quartiere che collabora e lavora in prima persona per realizzare questa manifestazione. Inizia il 24 notte alla Chiesa San Domenico, si continua il 26, 27 e 5 gennaio dalle 18 alle 21:30, il 6 gennaio arrivano i remaggi e la domanda è: quest'anno chi saranno i remaggi? Ovviamente. Un'altra bellissima sorpresa è quello che vedrete proprio all'interno del presepe, all'inaugurazione, quindi il giorno 26, ma non possiamo svelarvi nulla. No. Un'occasione per riscoprire tra le strette vie e le abitazioni del rione arabo la magia della natività e gli antichi mestieri. Un presepe che ogni anno rivive grazie alla collaborazione e la partecipazione degli abitanti del quartiere. Il quartiere, tutti i figuranti stanno collaborando a 360 gradi, sono tutti impegnati il pomeriggio a sistemare le casette, le stradine, a ripulire un po' il tutto. Quindi ci sono state anche delle ragazze che sono messe a cucire proprio per noi, hanno creato alcuni vestiti che verranno indossati per questa manifestazione.